Ciao a tutti amanti di anime e manga e ben ritrovati. Chiedo scusa per il ritardo, ma in questi giorni sono stato davvero molto impegnato. Impegnato. Ma passiamo al termine di cui voglio parlarvi questa volta. Questa volta parliamo di fanservice. Fanservice è un termine gergale usato soprattutto nell'ambito di anime e manga per indicare l'attenzione prestata da parte della produzione a particolari marginali, che non hanno un peso reale sulla trama, ma sono presenti solo per soddisfare le richieste di un certo tipo di pubblico, per dare appunto un servizio ai fan. Il fanservice tratta frequentemente ambiti di tipo sessuale, ma in realtà ne esistono molti altri. Citazioni ad altri anime o videogame possono essere definiti fanservice. Ad esempio, mi ha fatto molto piacere quando ho colto la citazione al Detective Conan presente in Ise Monogatari, oppure la citazione a Final Fantasy XII, sempre in Ise Monogatari. Ci sono anche fanservice di tipo violento, come combattimenti epici e super esagerati, oppure di tipo tecnico, come spiegazioni super dettagliate di alcune cose, ad esempio la spiegazione scientifica del funzionamento del Nerve Gear in Sword Art Online. Comunque, questa cosa non è vista di buon occhio da molti fan, soprattutto per quanto riguarda il fanservice sessuale. Ad esempio, mi infastidisce un po' vedere ragazze con tettone esagerate negli anime, come ad esempio Nami modalità Clessidra, sempre più tettona. L'anime di cui vi parlerò questa volta non presenta quantità particolari di fanservice, si tratta di Sankarea. Sankarea è un manga realizzato da Mitsuru Hattori, a partire dal dicembre 2009. Da esso è stato tratto un anime di 12 episodi e 3 OV. Potete trovare tutti gli episodi della serie su Fairytale Fansub, mentre, udite udite, gli OV sono disponibili sul mio sito. Ebbene sì, se andate su gelnosora91.altervista.org potete trovare due dei 3 OV subati in Ita, da me, personalmente. Il terzo OV arriverà in futuro. Tra l'altro, non per vantarmi, ma il mio fansub, dell'OAV numero 3, è stato per un periodo una mia esclusiva, in quanto non esistevano altre versioni italiane. Oltretutto, un quality checker di un noto gruppo fansub mi ha detto che la mia versione è superiore a quella dell'altro team, che ha fatto il fansub dopo di me. Il protagonista, Chihiro Furuya, è uno studente con una fortissima passione per gli zombie, al punto che non soltanto colleziona videogiochi, film e fumetti relativi all'argomento, ma sogna di potersi innamorare di una ragazza zombie. In seguito alla morte del suo gattino Babu, Chihiro tenta di riportarlo in vita usando un vecchio manoscritto che descrive come creare una pozione per far resuscitare i morti. Per fare i suoi esperimenti, Chihiro si rifugia in un vecchio bowling abbandonato, lontano da occhi indiscreti. Qualche giorno più tardi incontra per caso una ragazza, Rea Sanka, che è scappata di casa. La trama ruota principalmente intorno a questi due personaggi. Non vi racconto di più di così, altrimenti spoilererei troppo la trama. Una parentesi a parte va aperta per parlare dell'aspetto tecnico di quest'anime. Forse è una questione di gusti, ma trovo che quest'anime abbia una grafica a dir poco eccelsa. La versione che ho visto io, come ho già detto, è quella presa da Fairytale Fansub, con codifica HI10P a 720p, quindi di altissima qualità. Ed oltre alla grandissima cura nei dettagli dei personaggi e la loro altissima definizione, ho notato un'enorme qualità per quanto riguarda i colori, che sono tutti molto accesi e sgargianti. Questo si nota già nella opening, che ho decisamente apprezzato, tanto che è entrata nella mia personale playlist. I paesaggi non sono da meno, spesso durante le visioni dell'anime mi sono trovato a pensare, ma guarda che figata lo sfondo dietro. Quest'anime è la dimostrazione che non servono per forza combattimenti o esplosioni per affascinare lo spettatore grazie alla grafica. Mi sono trattenuto parecchio nel raccontarmi la trama per evitare spoiler, ma c'è una cosa che posso dirvi, guardatelo tutto fino alla fine e soprattutto guardatevi gli OV. Dopo aver visto l'anime andate a leggere il manga, partendo dal capitolo 9 o 10, e proseguite. Ho trovato la trama davvero interessante e spero vivamente in una seconda stagione dell'anime, in quanto la storia viene portata davvero molto avanti dal manga, e sarebbe davvero un piacere poter seguire la serie anche come anime, soprattutto se dovesse avere la stessa qualità grafica della prima stagione. Detto questo, siamo arrivati al momento dei saluti e, come sempre, io vi ringrazio per aver guardato la recensione. Vi invito a lasciare un bel mi piace e un commento riguardo l'anime.
E se non siete d'accordo con il giudizio decisamente positivo, che spero di aver lasciato intendere durante questa recensione, scrivetemi il perché. Sarò felice di leggere i vostri pareri e di confrontarci. Un'ultima cosa, ho già in coda almeno altri due anime da recensire e uno di due mi ha fatto rosicare parecchio, perché voglio la seconda stagione. Bene, ora ho proprio finito, ci sentiamo alla prossima, ciao!